Parla l'ingegner Forghieri con l'accordo che a un certo punto io poi faccio il Cerbero e ti taglio. Ok, vieni. Sono impressionato, dal numero di gente che c'è, mi fa piacere. Quando io ho incominciato eravamo in 60, quindi un po' di università. Quindi buongiorno a tutti gli ingegneri e a tutti gli ingegneri femmine, che vedo ce ne sono tanti. Questo è molto positivo, perché ci sarà più piacere a fare l'ingegnere. Parlo troppo lontano? Pronto. Io adesso cercherò di informarvi un po', da un punto di vista motoristico, quelli che sono stati un po' i passi che sono stati fatti, non solo da noi, ma da tutti i poli di ingegneria che c'erano in Europa e parzialmente anche in America, anche se l'America, per una questione di, come si può dire, di filosofia e di analisi economica, i loro motori non erano dei motori molto avanzati, anche se per esempio c'è una motocicletta nata in America che è quella che ha maggiore successo, perché non ha un rombo molto elevato in frequenza, ma fa tum 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 e piace molto di più. Non so perché, ma si vede che è un rumore come la musica per ballare. Ora, se incominciamo a vedere le immagini, io guardo quelle che vedete voi, che dovrebbero essere le stesse, possiamo incominciare a parlarne. Perché addirittura parto da dei motori che sono nati un mare di anni fa. Nella tecnica moderna, infatti, ha visto, tacchete, subito. Comunque, volevo dire, vi parlo. Quando io sono entrato in Ferrari, che c'era anche Giampaolo Dallara, ci siamo trovati in un ambiente che per motivi ovvi non era super moderno, perché veniva da una storia economicamente difficile, perché c'era solo Enzo Ferrari che faceva fronte alle necessità. Io posso pestare di sopra? Mi stanno insegnando perché non sono. Andando avanti vado così bene. E quindi ci siamo trovati davanti a una fabbrica. Io ricordo che lui si lamentava ed è stato questo il motivo per cui dopo un po' è andato via. Perché effettivamente c'era una certa staticità nelle cose. Ma era normale perché la Ferrari veniva da anni di corse e di produzione di vetture che erano principalmente col motore anteriore, allora. E quando parlo di motore anteriore intendo dire proprio motore spinto verso l'avanti il più possibile. Quindi tutto quello che era, diciamo, struttura che poteva andare bene perché si erano mai alla soglia di accettare i motori e le macchine, pardon, a motore posteriore. Non era logico in Ferrari. Io vi posso dire che ho avuto la fortuna di lavorare con un ingegnere che poi si è ucciso purtroppo, perché era anche un pilota a Modena, era l'ingegner Fraschetti, e io feci 2 mesi di studio alla Ferrari perché ci si conosceva, Modena era grande così, tutti quanti ci si conosceva. Io andai in Ferrari e Fraschetti mi fece studiare qualcosa su dei pezzi di telaio, io non capii perché. Ma capii dopo che lui aveva intuito che i telai di cui loro disponevano non erano più all'altezza della situazione perché eravamo all'inizio di una nuova epoca. E quindi la Ferrari si doveva modernizzare. Il primo motore che fu fatto in Ferrari, con dei concetti che venivano da quello che era l'ingegneria europea, fu disegnato nel 1969, quando io per dei motivi personali tentai, anch'io come Giampaolo, di andarmene, ma Enzo Ferrari mi prese e mi disse: no, tu non te ne vai, vai a Modena,
e mi aprì uno studio a Modena dove io potevo lavorare, anche perché lui tutte le mattine veniva lì, passava, guardava se lavoravamo o se scherzavamo, e quindi era capace di controllarci 24 ore su 24. Dunque, vediamo se... Ecco, qui c'è un modo di capire come si lavorava allora, penso che si lavori ancora oggi così. Il concetto di quello che si vuole fare, una modellazione del motore da un punto di vista meccanico e anche da un punto di vista combustion system development, della chimica del motore, cioè la velocità di combustione, l'angolo di combustione, quelli che erano i concetti iniziali, eh? Quindi avevamo dei grossi problemi a trovare gli esponenti delle formule che ci davano la velocità di combustione. Ne facevamo di tutti i colori, provavamo finché trovavamo qualcosa che si avvicinava a quello che potevamo vedere al banco prova. Poi la valutazione, le prove su dei sottosistemi, le prime prove al banco di prestazione, senza pretendere che il motore potesse essere anche affidabile. Poi dopo la durabilità del motore, veniva fatta una serie di prove, non pensate delle prove molto complicate, praticamente prendevamo un circuito che ci faceva piacere e lo traducevamo in serie di accelerazioni e di tenuta del motore sotto massimo carico. Eravamo abbastanza severi, anche se le sale prova non erano molto moderne. Voi pensate che allora, parlo del 1969, le sale prova vecchie stavano per essere abbandonate. Erano un salone così, con 7 banchi prova, e i tubi di scarico guardavano verso l'ufficio tecnico. Quindi voi pensate com'è. Era tutto aperto. E stare una giornata lì dentro, vi posso giurare che umanamente parlando era una cosa dura, molto dura, però la facevano tutti con una grande determinazione. C'erano dei ragazzi, io vi faccio ridere una volta, allora a chi era in sala prova veniva dato un bicchiere di latte al giorno per tenerli, e un giorno io ero lì per caso, è arrivato l'uomo dell'ufficio personale, entrò e disse: ma il signor X, non dico chi era, è andato a casa alle 11. E dov'è il mezzo bicchiere di latte? Questo per dirvi cosa voleva dire allora lavorare. Non è una barzelletta, è la realtà. Quindi... Poi arrivavamo a fare le track performance and durability sulla pista e facevamo le analisi della combustione, perché anche noi allora nella terza fase sapevamo che la combustione è il segreto di un buon motore. Se poteva avvenire in un numero di gradi non troppo elevato, diciamo una 50 magari, qualche volta era 50 gradi, era un motore sicuramente competitivo, perché potevamo salire nel numero dei giri e in tante cose. Voi pensate che noi introducemmo, grazie agli aiuti di un tedesco che mi chiamava Michael May e anche altre persone, riuscimmo a introdurre l'iniezione diretta nel 1964 in un motore che aveva un alesaggio che era di 65, se ricordo bene. Non mi sgridate se sbaglio su certe cose, perché sbaglio continuamente, quindi mi sembra 65 mm. Ed era un motore che ci permise di vincere il campionato del mondo, anche perché era un motore che consumava meno degli altri, quindi forse per la prima volta noi della Ferrari avevamo una macchina che sulla linea di partenza pesava meno di quella degli altri. Più o meno questo era il modo che avevamo di lavorare, ma non avevamo i calcolatori. Tutto questo veniva fatto a mano. Io ancora oggi uso il calcolatore, ma faccio tutto schizzi a mano, calcoli a mano, perché il calcolatore... Ma sempre detto una cosa, io sono fortemente critico per il calcolatore, perché nel campo economico è eccezionale, ma nel campo dell'ingegneria ha un problema, vi dà dei risultati immediati
e non vedete quella che è la sequenza dei calcoli e quindi non sentite le cose come sono, bisogna sentirle le cose, non basta solo risolverle, perché il calcolatore, se sto parlando male del calcolatore, no, ma siamo abituati, No, ma non vorrei che dopo non mi dia più il caffè, eccetera, eccetera. No, voglio dire, toglie fantasia, voi dovete abituarvi a mantenere piena di possibilità la vostra fantasia. Il calcolatore richiede troppo per poterlo gestire e vi toglie la fantasia del progetto. Io ho avuto la fortuna di essere nemico di Piëch. Piëch è il padrone della Volkswagen, anzi oggi mi dicono che è la moglie, ma è sempre lui. E lui era capo della Porsche, noi eravamo a capo della... io ero a capo della Ferrari sportiva. E Piëch mi invitò da lui e io rimasi un po' colpito, perché lui come ufficio personale suo aveva il doppio dell'ufficio che avevamo noi della Ferrari, ma del resto era padrone, figlio dei grandi Porsche, o nipote, non mi ricordo, credo nipote. E lui mi fece vedere come lavorava e io rimasi impressionato. È un pochino quello che io facevo, lui lo faceva alla grande, cioè cosa pretendeva? Pretendeva una cosa semplice, vedi un ufficio dove c'erano 15 disegnatori, tutti con dei calcolatori avanzati, era già il periodo dei calcolatori per scrivania, quindi i classici, quelli che avete anche oggi, e lui producevano dei disegni, lui pretendeva che tutte le sere i disegni fossero stampati e attaccati al tavolo da disegno che avevano alle spalle e il mattino dopo assieme a lui andavano a fare l'analisi di quello che avevano fatto, perché normalmente il 3D, guarda che dovevo parlare dei motori ma c'è ho finito adesso, il 3D cosa vi dice? Vedete una cosa meravigliosa, voi pensate di averlo fatto e in quel momento tutti gli errori ci sono dentro e non li vedete, dovete fermarvi, fare sezioni su sezioni, discuterne con degli altri. Questo vuol dire fare squadra ed essere all'avanguardia in tutto. Non si può essere dei solitari oggi. I grandi architetti come Niemeyer esistono ancora, ma credete che dietro di lui c'è un mare di gente che lavora per lui. E la stessa cosa deve essere per un vostro ingegnere meccanico, elettronico, quello che è. Penso che ce ne sia di tutti i tipi qui dentro. Quindi... ricordatevi cosa vi ho detto. Andiamo avanti a parlare di motori. Qui voi vedete che, come potete vedere, qui ho fatto un po' la raccolta delle cose che venivano dalla pista. Cioè praticamente lì c'è l'apertura della farfalla, voi vedete che insomma non è proprio sempre aperta. Questo qui è un circuito particolare, è Spa. Poi il diagramma del regime che vi dà un'idea dei millesimi in cui passa un certo regime che vedete negli ascisse. Allora era un motore che girava già 13.000 e 13.500, ma poi ci rendemmo conto che lo facevamo girare fuori misura perché non avevamo né l'accensione e né l'iniezione all'altezza per girare quei regimi, era un'iniezione indiretta. Quindi poi là sopra c'è il campo dei motori in cui si muoveva il pilota, il campo dei regimi in cui col motore si muoveva il pilota. Come vedete, nella sesta era il campo in cui ci si stava forse il maggior tempo. Perché era quello. Questo era l'andamento delle marce. Allora c'era un cambio a 6 marce, e c'era il tempo a piena apertura. E l'altro, quello scuro, quello imparziale. Mi avete sentito? No? Allora, qui ci sono le raccolte delle caratterizzazioni di un circuito. Questo è Spa. L'abbiamo preso perché Spa è rimasto un pochino quello che era una volta, anche se è fortemente cambiato, perché Stavelot, che era una pista, una curva molto particolare, non c'è più. Però è sempre un bel circuito. Non disegnato dall'uomo favorito da Bernie Eccleston, di modo che sono dei circuiti dove ci sono delle curve che ricordano il passato, forse sono più sicure,
uno dei motivi per cui oggi i piloti sono molto più facilmente piloti è perché i circuiti sono molto sicuri e le macchine sono molto sicure. Io vi voglio ricordare che negli anni 60, 70, 76 la pericolosità delle macchine era una cosa che ci preoccupava moltissimo, quindi però non si poteva fare a meno, non avevamo ancora e non eravamo ancora arrivati a distruggere parecchie macchine con dei crash test finalizzati per poter dire alla FIA cosa fare. E poi penso che Giampaolo Dallara vi dirà qualcosa di più. Questo è uno dei primi motori che ha abbandonato i motori storici della Ferrari. Questo nacque in un ufficio studio a Modena dove il commendator Ferrari aveva rifilato me con quattro disegnatori. Maioli, Farina, Marchetti, eccetera. Vi devo dire che Maioli e Salvarani, che sfortunatamente non era con me in quel momento, ma era su a Maranello, sono ancora vivi, hanno 93 anni, quindi ingegneria fa bene. Consideratela come un metodo di pulire il sangue. Se non ve lo pulite voi, ve lo fanno pulire. Se però pensate di diventare degli ingegneri e di diventare molto ricchi, cambiate mestiere. È vero? Sceglietene un altro. Che lì dovete avere amore per la cosa e accettare qualsiasi cosa. Il bello è poter fare. Questo era il motore della Ferrari, piatto. Lo chiamano boxer con dei grossi errori, perché Enzo Ferrari metteva un B e tutti i giornalisti hanno incominciato a dire che era un boxer. Il boxer è quel motore il quale ha le bielle che si avvicinano e si allontanano. Questo invece ha le bielle che vanno insieme, perché ce ne sono due per ogni perno di biella. Comunque penso che queste cose le sappiate. Era un bel motore perché Cosworth, che aveva fatto l'otto cilindri, ci aveva un po' tutti svegliati, ci aveva detto delle cose che non tutti noi sapevamo. Aveva studiato la fluidodinamica interna, mi dicono, poi dopo mi dissero che non aveva studiato niente ma ci aveva solo pensato, come del resto avevamo fatto noi. Io vi posso dire che il nostro sistema di ricerca, adesso vi faccio ridere, avevamo un motore a 60 gradi che era un motore della vecchia scuola, con delle portate d'acqua bassissime, moltissima acqua intorno ai cilindri, dentro c'erano delle cipolle, i meccanici le chiamavano le cipolle, che aspiravano l'olio. E con l'ingegner Bussi, che purtroppo poi perdemmo, abbiamo fatto una cosa, abbiamo messo quel motore al banco, metodi moderni sono questi, abbiamo tirato via la coppa, c'erano solo due bulloni, tolto la coppa mentre girava 11.000 giri, noi con delle cose, tutti vestiti in nylon, sotto al motore, che abbiamo visto che c'era l'olio che rimaneva con l'albero avvolto. Allora abbiamo detto, ma guarda, questo è il problema. Molto intelligentemente abbiamo capito tutto. Abbiamo capito che dovevamo creare un modo per togliere l'olio, usarne meno che si poteva, ma soprattutto saperlo tirare via intorno all'albero, perché l'albero girando a 11.000-11.500 giri con dell'olio veniva frenato. Noi vedevamo che gli 11.000-12.000 giri erano i regimi limiti. E questo è il motore che è durato in Ferrari fino al 1980, praticamente. Questo è invece, alla fine degli anni 1969, Enzo Ferrari firmò un contratto con la Fiat, per cui la limitatezza di budget che avevamo prima, non c'era un budget. Io avevo fatto, Ferrari aveva fatto un accordo con me dicendo tu fai e io ti seguo e vedo cosa devo fare. Io sapevo che potevo fare quasi tutto e poi lui mi fermava quando i costi salivano troppo e mi diceva bisogna fermare, non ci sono più i soldi, e io mi fermavo perché non si andava avanti. Eravamo in pochi, allora il reparto corse Ferrari, compreso del commendator Ferrari e Peppino che era il suo artista, eravamo in 164, compreso me. Non è che sia un numero impressionante, perché dovete pensare che la Ferrari è una delle poche che fa tutto. Arrivata la Fiat, potemmo introdurre dei sistemi diversi di ricerca.
Questo è un motore monocilindrico, il progetto del quale è stato fatto assieme al Centro Ricerche Fiat, che usavamo per fare sperimentazioni che riguardavano l'iniezione, le valvole, i condotti. Dovevamo vedere la turbolenza, dovevamo studiare i sistemi di Tumble, che sono quei grandi vortici che ci sono. Eravamo più interessati, più che al Tumble, noi forse sbagliando, a quella che era la vorticosità con asse verticali. Comunque è stato un motore che ci ha aiutato moltissimo. Una cosa che potete vedere in questo motore è che, mentre nei motori del passato, se voi guardate i motori, vedete che l'acqua è intorno a tutta la canna, dall'alto al basso, perché c'erano dei motori che avevano dentro di se stessi, dei 12 cilindri, un mare di litri d'acqua. Si pensava probabilmente che bastasse avere molta acqua per non avere dei problemi. Invece noi ci rendemmo conto che non era la quantità d'acqua, ma la portata. Voi pensate che nel motore che avete visto prima la portata d'acqua è diventata 6 volte quella che c'era prima, perché ci eravamo resi conto che quando l'energia specifica per centimetro quadro saliva, nel lato acqua si formavano delle microbolle di vapore sotto pressione che era difficilissimo togliere. Aumentando moltissimo la portata, questo non avveniva più. E sono stati i primi motori, il boxer, scusate, lo chiamo boxer perché sennò mi dicono ma che motore è? È il piatto, eccetera. Comunque, quello lì. Risolvemmo quel problema. E qui voi vedete che non si, e nel recente si è ancora ridotto, non si raffredda più di metà della corsa. E quando l'abbiamo fatto, potete immaginare che non tutti hanno accettato questa cosa, soprattutto gente che era abituata a progettare nel passato, dovette mandare giù un rospo perché vide che le cose in cui credevano non erano giuste, erano i tempi che erano cambiati. Questo finalmente è un motore che voi conoscete, della Honda, ed è stato uno dei motori che ha introdotto un mare delle nuove tecnologie, in particolare per quanto riguarda i motori sovralimentati. Era un motore indubbiamente in cui la Honda ha speso tanto, specificatamente aveva un mare di cavalli, ma soprattutto era un motore estremamente facile da usare, aveva coppia, è un motore che abbiamo guardato in molte, perché quando ci sono degli altri progettisti c'è sempre da imparare, perché tu non puoi pensare tutto. Bisogna anche sapere copiare, non solo copiare, sapere copiare. Cioè, per copiare bisogna sapere perché hanno fatto una certa cosa. E questo forse è la cosa più difficile da fare. Soprattutto quando allora non c'erano, incominciavano a esserci i calcolatori a schede. Non so se li avete mai visti. Paolo, sì. Quelli a schede che facevano prrr, così, per fare i calcoli ci voleva quasi più tempo che a mano, però andavano, insomma, funzionavano. E per fare delle analisi erano molto validi. Qui voi vedete un 12 cilindri a 75 gradi, 3500, la solita fabbrica. È un signor motore anche questo, e ha dato delle soddisfazioni praticamente a chi l'ha progettato, molto grandi. Voi vedete che ancora è un motore abbastanza alto, perché il diametro delle frizioni allora era ancora un diametro molto importante, perché in futuro uno dei più grossi passi avanti che hanno fatto i motori da competizione è stato quello di poter adottare delle frizioni che avevano un diametro meno della metà. Cosa voleva dire questo? Abbassare il motore di 5, 4, 6 centimetri. E quindi il baricentro del motore, che è una delle parti più importanti da un punto di vista delle cornering della vettura, anche perché normalmente il baricentro di un motore non è mai così basso come lo si vorrebbe, cioè Giampaolo lo vorrebbe a zero, ma non è possibile, lui abbassa tutto. Ecco, questo invece è un motore che fu fatto quando la BMW ci incaricò
di progettare un motore di Formula 1. Eravamo nel 1995-96, vedete la data, e allora io chiesi, andai su a Monaco di Baviera, stavo dicendo Stoccarda, era un'altra cosa, Monaco di Baviera, a dire: io accetto che la nostra struttura faccia il motore per voi, però ci dovete permettere di fare prima una fetta di questo motore, un due cilindri, con tutte le caratteristiche che avremmo utilizzato per disegnare il loro motore di Formula 1. Voi vedete qui una cosa, che è il sistema di comando delle valvole, che fu utilizzato da noi dopo che un giovane ingegnere della BMW, che lavorava con noi, perché io chiesi che ci fossero un ingegnere fisso più uno che andava e veniva, così evitavamo di dover dire ai tedeschi quello che stavamo facendo. E lui mi portò un brevetto della Honda, che è oramai decaduto, dove la Honda, io ho anche le prove di questo, ho tutto il brevetto, avevano fatto delle prove con un sistema molto bello, perché fino a quel momento lì Ferrari, tutti quanti, usavano il sistema pneumatico delle molle che aveva introdotto la Renault, credo, se ricordo bene, usando le valvole lì, che costavano qualche migliaio di dollari ognuna. Ce n'erano due per ogni valvola. Quindi il costo di quella gestione del sistema valvole era assurdo. La Honda, mi stupì di questo, aveva trovato che con un piccolo foro opportunamente sagomato, ed era un foro verticale con un angolo, e i due diametri venivano gestiti in modo che funzionava senza le valvole, ma soprattutto aveva un beneficio, che si autoregolava con regime. Giravi basso, c'era poco carico nelle molle, perché la cam girava piano, le accelerazioni erano basse, e man mano che si andava su di regime, il foro, che era tarato in un modo particolare, faceva sì che il carico pneumatico crescesse, non linearmente, ma in modo più che progressivo. Di modo che avevamo un sistema, siccome la BMW non era probabilmente una spendaccione, quando noi proponemmo questa cosa furono ben felici e accettarono che il motore, chiamiamolo sperimentale bicilindrico, utilizzasse questo sistema, che ebbe un grande successo. Perché poi fu fatto un errore grave, perché voi sapete che a gestire le cose non ci sono sempre i tecnici, ma ci sono dei colletti bianchi, chiamiamoli così, che controllano e non sempre sanno quello che fanno. Purtroppo la BMW dette, quando disegnammo il 10 cilindri, di realizzare queste cose a qualcuno che lavorava per tutte le fabbriche di automobili. Di modo che, con grande scorno di quel giovane ingegnere che era orgogliosissimo di avere trovato quel brevetto, e io invece mi incavolai come una bestia, dopo 6 mesi tutti avevano lo stesso sistema. Posso essere contento perché si spendeva meno soldi inutilmente, però non era molto bello vedere che gli altri c'erano arrivati dopo che noi avevamo lavorato un anno. La fabbrica che costruiva le valvole, no? Vedete che non faccio nomi così evitiamo polemiche, che costruiva le valvole per tutti, eccetera, eccetera, aveva regalato a tutti quanti quel sistema, era anche ovvio. Questa è una sezione di quel motore, però già 10 cilindri, come voi vedete, dalla parte destra c'è il sistema pneumatico, che non fu così semplice da mettere a punto, soprattutto per gli attriti e le guarnizioni. Avevano dei grossi problemi. Voi vedete qui un motore che incominciava già a essere molto leggero. Adesso io vi dico, per esempio, non so, il motore piatto della Ferrari, venne tanti anni prima, nella migliore delle soluzioni arrivò a 120 kg, se ricordo bene. Questo qui era un motore che era già sotto i 100 kg, era un 10 cilindri, d'accordo, però era già sotto. E qui voi vedete il sistema che usavano praticamente tutti oramai per evacuare l'olio
dalla zona dell'albero gomito, cioè si utilizzava lo stesso albero gomito. L'albero gomito creava delle forze centrifughe molto importanti. Questo motore girava 17.000 giri e quindi erano forze che potevano venire utilizzate, quindi un gioco minimo tra le spalle dell'albero gomito rispetto alla fusione che conteneva la coppa, chiamiamola, e poi questo albero gomito favoriva la pompa di recupero e noi lì facemmo una cosa forse migliore di altri motori, dove ogni pompa di noi praticamente avevamo fatto delle prove con un bicilindrico. Allora noi cosa facemmo? Separammo il 10 cilindri in tanti piccoli motori, scusate se dico piccoli motori, in modo che ciascuna pompa succhiava in un motore che era quasi solo un 2 cilindri. Perché questo? Perché avevamo visto che era il sistema più efficiente, dove si perdeva meno. Creavamo delle depressioni e avevamo fatto tante prove, dove avevamo visto che la depressione migliore per quel motore, non è detto che lo fosse per tutti, era 80-100 mm di acqua di depressione. Non poteva essere di più, perché sennò davamo dei problemi ai segmenti, perché i segmenti dovevano avere una propria storia. Con quella depressione noi un po' venivamo a cambiarla. Comunque stabilimmo che doveva avere un certo andamento di depressione in coi giri e fu un motore che era uno dei migliori allora. Però i risultati sportivi della BMW, allora avrebbe Montoya, mi sembra, c'aveva quel pilota lì, non furono all'altezza dei costi che una squadra come la BMW doveva affrontare. E quindi in una riunione fui chiamato anch'io, ma io ascoltai solo, decisero di smettere e uscirono dalla Formula 1. Così come sono uscito anche, no, non sono neanche entrati, perché noi ci dettero il compito dopo il motore di disegnare un motore per la GP, disegnammo tutto, motocicletta, motore, tutto quanto. Però nello stesso momento uscivano dalla Formula 1, quando andarono a vedere le previsioni di budget che c'erano per una MotoGP, anche lì si arrivava a parecchie decine di milioni di euro, per non dire quasi 100. Nella Formula 1 ce ne volevano 400-500, quindi uscirono e decisero di non andare a correre. Ci regalarono due moto, però ci pagarono sempre. Alla fine del mese la BMW aveva il concetto che noi dovevamo pagare lei se avevamo fatto fare dei lavori a loro, e loro dovevano pagare noi, ma il 30 del mese arrivavano i soldi. Questo è un modo tecnico molto bello di lavorare, vi giuro, perché quando non vi pagano vi incavolate a morte. Questo è il motore 10 cilindri che avete visto, e voi vedete sulla sinistra che ci sono le pompe di recupero, che sono delle pompe non più a ingranaggi. Perché? Abbiamo usato delle pompe volumetriche per un motivo, dovevamo creare depressione e quindi la facevamo. E sulla destra invece c'erano tutti gli organi ausiliari. È un po' una metodologia che seguono tutti per abbassare i baricentri. E voi vedete che nel frattempo, rispetto a prima, il motore si era abbassato molto perché erano arrivate le frizioni più moderne, che poi sono continuate a diventare sempre più piccole e i motori sono sempre di più abbassati. Orpo, non ho mai dato ancora un pugno. Allora, qui vi ho fatto una cosa quando la feci. Il motore Cosworth per noi era un motore estremamente valido, però qui vi ho fatto vedere che il BMW era enormemente più piccolo e molto più basso. Questo significava molto per chi doveva progettare il telaio, perché significava avere, se ricordo bene, il baricentro era 4,5 cm più basso, credo, del Cosworth, il quale tra le altre cose aveva un problema, aveva delle teste molto pesanti, ma era un motore che era nato qualche anno prima, quindi era la norma. Però un confronto ci voleva.
Qui voi vedete un modo di lavorare di cui vi ho parlato prima. Questo è un quattro cilindri che disegnammo per una fabbrica che non vi dico perché fallì. Quando la Germania si riunì, erano delle fabbriche che era est e lavorava molto per l'esercito. E quando la Germania divenne un paese unico, l'esercito dell'est non c'era più. E quindi le motociclette che faceva sta gente non le faceva più. Tentò di entrare nel campo del GPI, noi gli disegnammo completamente un motore, era questo più o meno. E devo dirvi che era un motore che ci piaceva tanto, ma non fu possibile. Questo è un altro motore, questo per farvi vedere la complessità di una progettazione. Qui voi vedete un motore, che bello. Allora, questo motore l'ho messo qui apposta, perché quando passammo a sezionarlo in mille parti, ci rendemmo conto che l'acqua non avrebbe potuto circolare così come pensavamo dovesse circolare. E quindi ve l'ho detto del calcolatore. Il calcolatore è una cosa eccezionale, ma non ve ne dovete fidare, perché vi rende le cose facili. Io pretendevo, adesso non pretendo più niente perché sono solo un consulente, dai miei disegnatori che sapessero disegnare a mano, perché era un modo molto intelligente di analizzare le cose nel piccolo. Prima di usare il calcolatore, io volevo che loro... Io ero quello che faceva tutto a mano, ancora oggi. Calcolo col calcolatore, ma non disegno. Disegno a mano. Faccio i miei 3D, scusatemi, con la matita. Sono brutti magari, ma però sono quelli che danno un'idea di che cosa c'è da fare. Questo voi vedete l'albero a gomito di quel bicilindrico, di quei quattro cilindri che avete visto prima. Il disegno dell'albero a gomito è una delle cose molto raffinate, perché non è tanto l'albero a gomito di fuori, quanto quelle che sono le fosature che portano l'olio alle varie bielle, perché lì non si tratta solo di fare i fori, ma si tratta di vedere se si possono fare. Perché normalmente noi facciamo un errore quando non ci mettiamo mai nella testa che ci sarà qualcuno che farà quell'oggetto con una macchina utensile. E quindi bisogna, quando diamo fuori un disegno, prima averlo analizzato anche dal punto di vista del fenomeno meccanico che utilizzerà una Genoise oppure un'altra macchina del tipo. Ed era il tempo che passavamo a studiare quelle cose lì, molto importante, anche perché poi fatto l'albero, per esempio, non passavamo subito a fare l'albero, facevamo un modello in alluminio che costava zero, perché praticamente dove avvenivano fatte le forature, e le forature dovevano prima essere calcolate, poi dovevano essere in modo che, mandando dentro ad esempio l'olio da una delle parti iniziali dell'albero a gomito, l'altezza dello zampillo dell'olio doveva essere uguale per tutte le bielle. Spesso non ci riuscivamo, ma insomma ci andavamo vicino. Questo è un cambio semiautomatico. Voi sapete che la prima volta che abbiamo fatto un cambio semiautomatico in Ferrari era gli anni 1979-78, ed era un'idea che curavano moltissimo i ragazzi dell'ufficio tecnico. Però non avevamo, cioè, voglio dirvi una cosa, Enzo Ferrari aveva gestito la fabbrica quando c'era solo lui, ma anche dopo che c'erano i soldi della Ferrari, i soldi della Fiat, chiedo scusa, li gestiva con estrema severità. Cioè, se il budget era, non so, di 100, non lo potevamo non rispettare, dovevamo stare attenti. Allora, il primo cambio semiautomatico che abbiamo fatto, quando abbiamo avuto il tempo, è stato usando le valvole che si usano sulle macchine utensili. Chiedemmo il permesso di avere una macchina aspirata, che spesso veniva mandata al commerciale. Anzi, secondo Ferrari doveva essere distrutta, ma il commerciale delle volte la salvava, perché poi la vendeva qualche anno dopo. Noi utilizzammo una macchina aspirata perché era già il periodo, stava arrivando il periodo dei motori col turbo,
dove avere un cambio semiautomatico, secondo il mio modo di vedere, sarebbe stato estremamente utile. Ma purtroppo quando lo provammo con queste valvolone, la macchina divenne 35 kg più pesante, non poco. Però dentro a Fiorano lo provò Gilles Villeneuve, il quale fece sistematicamente circa 100 giri, se ricordo bene. Leggermente più veloce che col cambio manuale. Ma questo non era stato il concetto. Perché voi sapete che spesso penserete a delle cose che non tutti gradiranno o accetteranno da voi. Io pensavo al motore col turbo, il quale aveva ancora dei ritardi, anche se noi ritenevamo di averli in parte risolti. Quindi avere le mani sul volante era una cosa importante, secondo me. Per esempio, oggi critico molto quei volanti con 34 bottoni. Secondo me passano più tempo a pensare cosa devono fare che a guidare. Perché io, se avessi 34 bottoni davanti, non mi ricordo neanche quali sono. Loro devono saperlo tutto, poi i freni, questo e l'altro. Allora io pensavo le mani sul volante erano una cosa fondamentale per fare fronte alle problematiche di guida di una macchina con un motore turbo, che per quanto valido, perché vincemmo i primi due Gran Premi in circuiti molto tortuosi come Monte Carlo e Durham. Comunque niente, Gilles disse te ne hai a male se io vado a chiedere di usare la leva, perché noi facciamo una cosa con dei bottoni, c'erano i fili, e lui diceva tutti quei fili, ma no, chissà cosa succede. Dico vai a parlare col presidente, se lui ti dice che hai ragione, io sono ben contento, anche perché così avevo meno problemi. E lui ottenne di poter continuare con la leva. Noi non portammo avanti il cambio, che fortunatamente fu poi preso in mano da Barnard quando venne dentro 4-5 anni dopo, mi sembra, o 6 anni, che usò uno degli ingegneri che era in Ferrari, che sapeva cosa avevamo fatto, e fecero un cambio molto bello, che però gli obbligò una messa a punto molto dolorosa. Tant'è vero che eravamo in Brasile e uno dei meccanici, erano i meccanici che avevo usato io fino ad allora, mi disse, ingegnere, non sappiamo cosa fare, non si riesce a fare più di 2 giri. Dico, sentite, io non vi so aiutare, il cambio non lo conosco. Dico, ma l'unico modo lo aprite, lo rimontate, guardando tolleranze, eccetera. Mansell vinse il Gran Premio il giorno dopo. Quindi avevano smontato e rimontato bene. Poi, comunque. Ecco, questa è una delle cose che molto importante sui motori che giravano 18 o 20 mila giri. Ed è la possibilità di avere una frequenza di vibrazione lungo l'asse della biella. È una cosa che non fa quasi mai nessuno, ma voi pensate che praticamente si era ridotto alla metà il peso di una biella e quindi erano bielle da un certo punto di vista molto più flessibili. Un'altra cosa molto importante quando si incominciava a girare a dei regimi un po' proibitivi erano le vibrazioni torsionali. Questo è il risultato delle vibrazioni torsionali calcolate prima di fare il motore. Come vi ho detto, si facevano dei modelli di quello che usavamo. Facevamo dei modelli in alluminio o in plastica. Poi ne rilevavamo tutte le cose che ci servivano, in modo che, diciamo, in un mese e mezzo si potevano fare questa analisi con i vari angoli. Voi vedete che a mano vi ho scritto gli angoli sopra, gli angoli del V, perché le vibrazioni torsionali sono fortemente influenzate da quell'angolo lì. E voi vedete che ce ne sono quelli in basso a sinistra, nettamente meglio degli altri. Devo dirvi che la somma di tutte quelle armoniche non è così corretta quella che vedete, perché cercavamo di essere veloci, non tenevamo in conto degli smostamenti di fase. Questo invece è un rilievo che abbiamo fatto dopo su un motore con dei sensori della Kistler che sono meravigliosi perché vi permettono di sapere tutto dentro un motore, se li sapete usare e se ne tenete presente quando progettate il motore, perché bisogna ricordarsi che ci vorrà lo spazio anche per i sensori. Questo è un rilievo fatto a un banco prova fino a 15.000 giri circa, dove voi vedete
un'armonica primaria, poi la seconda, eccetera, eccetera. La somma è quell'affare rosso che vedete. Questo è vero, cioè, la faceva il calcolatore. Questa è la sala che con molto sacrificio, perché non avevamo molti soldi, abbiamo messo insieme per analizzare quelle che erano le turbolenze. Questa cosa piccolina che vedete l'ha fatta un ingegnere cecoslovacco, è morto da poco, molto bravo. Io ho sempre conosciuto della gente che veniva dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, tutti molto bravi. Oltre a questo, un aerodinamico che ci aiutava nella Galleria del Vento dell'Università di Stoccarda, che si chiamava Potov, che non dimenticherò mai perché mi ha aiutato moltissimo nelle mie cose. Questa è la sala dove noi facevamo la canna, il pistone, le valvole, la testa, tutti i materiali. Nel recente si faceva con rapid prototyping, adesso ci sono le macchine a 3D. Rilevavamo l'andamento dei filetti, sia il tumble, che sapete che cos'è, che è quello che fa così, quando viene dentro, e gli altri che fanno così. Qui ci sono tracciati gli andamenti dei filetti nelle varie sezioni. Facevamo 3 sezioni, qui ho messo 3, ne facevamo molte di più. In modo che dopo avevamo anche le sezioni nel verticale, e questo ci permetteva di capire qualcosa, non risolvevamo i problemi. Spesso abbiamo detto, siamo arrivati, questo è un motore eccezionale, e poi dopo quando andavamo al banco, è in strada, hai un motore che aveva degli altri problemi. Queste sono figure tolte, credo, dal live, se ricordo bene, ma dove voi vedete che l'influenza dell'andamento del condotto è fondamentale per coefficienti di flusso. C'è un diagramma reale dove si vedono alcune cose. Questo poi penso il professore potrà farmi avere. Io per un certo periodo ho dovuto anche occuparmi, quando ero dentro alla fabbrica che ha detto il professore, se si vede ancora. C'è ancora, Bugatti c'è ancora, cioè è vuota completamente. La fabbrica è rimasta. Ecco, loro avevano, il signor Artioli aveva comprato anche la Lotus perché la General Motors se n'era liberata, però se n'era liberata in un modo molto strano. Aveva lasciato un engineering con circa 200 ingegneri e io purtroppo dovetti andare là e vi farò ridere un po' perché era un tavolo molto lungo, la riunione, avevo con me un ingegnere che poi avrebbe, inglese, che avrebbe seguito la fabbrica, e vedevo che tutti guardavano me in alto e io ero capo tavola con Wood, che era questo ingegnere. Finalmente mi sono voltato, c'era la foto di Colin Chapman dietro. Io rimasi male perché era morto, però loro guardavano me e Colin Chapman per aria. Qui c'è come si studiano le fasature delle CAM, devono essere sempre studiate prima nell'ufficio tecnico in modo da dare ai motoristi la possibilità di lavorare al limite delle possibilità, con i giochi, eccetera. Pensate che il gioco di sicurezza dal punto di vista scarica è dell'ordine di qualche decimo, non di più, se si vuole avere un rapporto di compressione abbastanza elevato. Ecco, c'è una cosa, per esempio, che vi voglio dire, è un mio parere, quindi sicuramente non è giusto, però ve lo dico. Io trovo che si sta esagerando nei rapporti in compressione. Vi posso dire che ci sono delle moto che hanno 16 i rapporti di corsa. Ora, prima di tutto voi sapete che l'andamento delle efficienze non è lineare così. Va calando man mano che si va su col rapporto di compressione. Poi c'è una cosa, che se uno fa un motore che ha un rapporto di compressione di 14 e ne fa uno con 16, il motore con 16, se è progettato nello stesso modo con cui è progettato quello a 14, pesa molto di più ed inoltre ha delle caratteristiche di olio, acqua, cioè completamente diverse. Comunque questo è il mio modo di vedere. Non bisogna esagerare neanche con il rapporto di compressione, perché per esempio un guadagno di 0,2 di consumi fa ridere. Questi sono il diagramma di fasatura del motore. Ah, ma io ho quasi finito adesso. E le aree a disposizione per l'aria.
Questo è un sistema di analisi di cui vi ho parlato. Voi vedete che qui veniva usato con le valvole, e notare che questo qui era fatto dalla Honda, che era la padrona di quel famoso brevetto a cui non aveva creduto, evidente, perché usavano le valvole lì. Ecco, vedete qui come andava l'andamento delle pressioni? Ecco, questa è la figura che fa parte del brevetto di cui vi ho parlato. Questo è il foro, lo vedete lì? A 90 gradi, tarato in modo che ci sia uno spigolo che dà certe perdite. Questo era un regime di 15.000, se giravate a 8.000 le massime pressioni si riducevano, questo voleva dire avere dei rendimenti meccanici più alti. Questi sono i rilievi che si fanno con i sistemi della Kinsler. Tu vedi tutto, vedi tutto. Questo non significa che capiremo tutto, almeno io non sempre capivo, facevamo degli errori anche più gravi. Questo è il sistema delle trombette mobili. Ecco, quando vedo uno dice, ah, con le trombette mobili chissà cosa facciamo. Ecco, voi vedete la Honda cosa faceva. Magnifico avere quel riempimento lì, però non è che il motore con le trombette mobili sia diventato vincente. Questa è una delle cose più tristi che c'ha un motorista da affrontare. La dispersione dei cicli. Non tutti i cicli sono uguali e quindi la potenza che avrete, la coppia che avrete, è la media di queste cose. Qui ci sono le cose importanti, perché in funzione della riduzione della combustione voi vedete cosa si può sperare di guadagnare in percento. Non è mai molto, ma bisogna, in un motore bisogna accontentarsi di tutto. Qui ci sono poi differenze dei carburanti che si prendono la pompa oppure che sono omologati per le corse di Formula 1. Vi parlo degli anni 1985, mi sembra, qualcosa del genere, o 90. Qui ci sono i sistemi per studiare le velocità di combustione, c'erano dei sensori che noi mettevamo lì, il risultato era quello, e vedevamo delle velocità di combustione che erano molto più lunghe di quelle che avremmo voluto. Sempre. Dicevamo, ah, questo motore chissà cosa sarà. Poi quando andavamo a provare vedevamo che facevamo tutto quello che potevamo. E questa è la taratura di un motore in funzione dei giri, la posizione della farfalla, eccetera. È una cosa molto strana perché se uno ci pensasse solamente dovrebbe pensare che dovrebbe essere un lenzuolo molto più semplice. Invece non è un lenzuolo semplice. Scusate, è un po' una cosa di confusione dovuta al fatto che quelle famose turbolenze sono funzione dei regimi. Ecco, questo qui, quando io ero in Lotus, loro, quegli ingegneri della General Motors che erano rimasti in Lotus, avevano fatto delle ricerche statistiche molto utili per poter sapere come è rimesso. Io in questo momento lavoravo per la Bugatti e stavo occupandomi della macchina che Giorgetto Giugiaro aveva disegnato, la prima macchina che era stata disegnata con i concetti di gusto antico. Era una quattro porte. Oggi gira a Monte Carlo, deve averla Pasteur, che deve avere un po' di soldi, da quello che ho capito. Questo sono gli anni, il numero dei giri e i pesi dei motori, come vi ho detto, allora eravamo arrivati a 100 kg. Ecco qui, io ho finito, perché qui c'è la Formula 1 che io non so cos'è. Quindi